Buongiorno a tutti, come di consuetudine siamo alla 29esima giornata di frutticoltura. Cercheremo di affrontare le problematiche relative alle varietà e ciò che il mercato richiede in termini di specie drupaci, in questo caso principalmente albicocco. Come di consuetudine, dicevo, noi effettuiamo questa mostra, una mostra pomologica, che è una mostra che ricopre il periodo precocissimo intermedio. Ecco, sapete benissimo che per alcune specie, soprattutto l'albicocco, per cui la Basilicata è uno dei una delle principali regioni produttrici italiane, considerate che su una superficie di circa 19.000 ettari l'albicocco in Basilicata si estende su circa 3.700 ettari, la terza regione come produzione, pertanto anche la mostra denota questo aspetto. Sul campione in mostra, che sono oltre circa 90 campioni, ben il 70% riguarda varietà di albicocco. La provenienza di questi campioni è diversa, è una mostra, diciamo, itinerante, nel senso che noi abbiamo la possibilità di osservare queste varietà in diversi areali italiani, soprattutto le regioni del sud, parliamo di Basilicata, Puglia e Calabria, ma anche in areali non italiani, principalmente spagnoli, da cui molte delle nuove varietà provengono, da questi territori in pratica sono state, in questi territori sono state selezionate. Sono state selezionate. Quali sono i caratteri? Vediamo un po', entriamo un po' nel merito della mostra. Quali sono i caratteri che noi andiamo a considerare nelle valutazioni? Considerate che noi le valutazioni le facciamo su base quinquennale. Noi abbiamo bisogno, per dare un giudizio completo, almeno di 5 anni produttivi per cercare di capire nelle diverse condizioni ambientali, e questo è un aspetto molto importante, soprattutto nell'ultimo decennio, come si comportano queste varietà. Stavo dicendo quali sono i caratteri per cui, che noi consideriamo. Intanto in mostra abbiamo l'albicocco, abbiamo pesco, abbiamo nettarine, abbiamo qualche campione di ciliegia, abbiamo le percoche, che avremo modo di parlarne. Quali sono i caratteri per cui noi stiamo cercando, che il miglioramento genetico sta considerando nella selezione di nuove varietà? Sono intanto gli aspetti che riguardano l'ambientamento climatico. Cosa significa? Noi sappiamo benissimo che negli ultimi anni, nell'ultimo decennio, abbiamo avuto dei cambiamenti climatici, dei mutamenti climatici che condizionano lo sviluppo e soprattutto diciamo, l'adattamento e il comportamento delle varietà. Per cui un aspetto importante è il fabbisogno in freddo. Un altro aspetto importante che è diventato un po' un prerequisito è la resistenza barra tolleranza a sciarca. La sciarca, sapete benissimo, è un virus che attacca alcune specie di drupace, l'albicocco è una di queste, e ormai nei nostri areali, essendo presenti in maniera endemica, stiamo valutando, e anche i selezionatori, i migliori breeder a livello internazionale, stanno producendo nuove varietà di albicocco, ma anche soprattutto di albicocco, perché le altre specie non c'è molto ancora da selezionare in termini di resistenza a sciarca, resistenti o tolleranti a questo virus. Un altro aspetto importante, perché sapete benissimo che l'albicocco è una specie un po', diciamo, non strana, è un po' altalenante, soprattutto a livello produttivo, e questo è dovuto anche, oltre agli aspetti che abbiamo visto in precedenza, soprattutto il fabbisogno in freddo, anche ad alcuni aspetti che riguardano l'autofertilità. Per cui un altro aspetto per cui si lavora è l'autofertilità. E infine, non da ultimo, ma perché poi siamo arrivati, diciamo, all'aspetto più importante, è quello legato ai caratteri del frutto. Noi possiamo vedere nella mostra, vedremo nella mostra, dei frutti ormai storicamente storici, nel senso che appartengono al germoplasma storico che veniva coltivato e ancora viene coltivato in questi ultimi, per alcune varietà del germoplasma campano. Questo germoplasma e questi frutti sono caratterizzati da un frutto diciamo, con colorazione di fondo gialla, leggermente più acceso, e oggi si è passati nel corso del tempo a un giallo aranciato, un aranciato completo, a un arancio intenso di sfondo con sovraccolore su più o meno tutta la superficie. Infine, l'ultima attività di selezione che è stata effettuata e che si può produrre un determinato calendario di produzione sono i frutti completamente rossi, con le serie Red Premium, le Rubingo e quant'altro, che ora avremo modo di vedere in mostra.
come inizia il calendario? Noi abbiamo un calendario ormai che è cambiato, l'albicocca noi la c'eravamo più o meno un calendario legato a, con la forzatura che si partiva intorno a metà maggio e il grosso del calendario si chiudeva a fine giugno, cioè avevamo 45, massimo 60 giorni di calendario. Ormai il calendario oggi parte dai metà maggio in coltura non forzata, si parte con Micado che è una varietà autofertile di provenienza spagnola e che dà degli ottimi risultati produttivi, ha un problema, non è resistente a sciarca, anzi è abbastanza sensibile, però riusciamo ad aprire il mercato con questa nuova varietà. Ce ne sono altre in corso di selezione e di registrazione da parte dei breeder che andranno a coprire questa fascia produttiva e soprattutto con varietà tolleranti resistenti a sciarche, avremo modo di vederle successivamente. A seguire si raccoglie Mogador, che è una varietà a basso fabbisogno in breeder, vedete già un carattere che ci consente di coprire alcuni aspetti legati alla produzione degli ultimi anni, è una varietà interessante per gli aspetti produttivi, ha qualche defiance per quanto riguarda principalmente la spaccatura dei frutti, tendenzialmente è sensibile a questo. Poi abbiamo altre varietà di altri sempre di provenienza straniera, ricordiamo tra queste Pricia, che è una varietà autoferte molto sovraccolorata, molto bella e con caratteri tra virgolette moderni, cioè gli ultimi caratteri per cui si sta selezionando. Ha un aspetto, e questo è un inciso che faccio un po' per quasi tutte le varietà, è una varietà che bisogna raccoglierla bene in quanto ha una buccia acida, per cui se si tende ad anticipare la raccolta possiamo avere un problema in termini di scarsa, diciamo di una prevalenza dell'acidità rispetto al sapore principale abbastanza buono della stessa, e questo è un aspetto da considerare. Poi abbiamo Tsunami, una varietà già diffusa da un po' di anni, ha una buona varietà anche a mangiare, ha un problema, è auto incompatibile o semi autocompatibile, per cui ha bisogno di impollinatori, e questo aspetto è un aspetto su cui bisogna mettere molta attenzione, perché anche con gli aspetti legati ai mutamenti climatici non sempre c'è una contemporaneità di fioritura tra queste varietà che si devono interimpollinare e conseguentemente potremmo avere delle defiance produttive. Ha un altro aspetto molto buono da mangiare, ha anche un carattere abbastanza moderno, abbastanza sovraccolorata, ha un problema, non è di grossa pezzatura e spesso quando si cerca di aumentare la pezzatura ha problemi di spaccatura sulla linea di sutura. Questo è un altro aspetto da considerare. Dopo diciamo Tsunami passiamo ad altre varietà, passiamo diciamo queste le raccogliamo diciamo a cavallo tra fine maggio e inizi di giugno. Poi abbiamo altre varietà che noi consideriamo e che sono ormai anche alcune standard varietali, tra queste dobbiamo ricordare sicuramente Flopria, che è una delle prime varietà resistenti a sciarca e ancora oggi nei campi ormai di Flopria è diffusa già da 7, 8, 9 anni, diciamo nei nostri areali produttivi, ancora oggi questo carattere lo tiene, nel senso che normalmente i campi coltivati in produzione di questa varietà non presentano frutti affetti da sciarca. Altre varietà che noi stiamo considerando diciamo, e che sono varietà che cominciano a introdurre il nuovo carattere, quello del diciamo rosso violaceo come colorazione di buccia, partiamo con Rubista, che è stata la prima varietà interessante che anche per gli aspetti produttivi, probabilmente per gli aspetti di pezzatura ha qualche defiance, nel senso che non è di grossa pezzatura, però inizia con Rubista la serie delle varietà red, la serie completamente sovraccolorate, non con fondo giallo ma completamente rosse, con un colore tendenzialmente rosso violaceo, e questo è un aspetto, un carattere nuovo che introduce una nuova linea di consumo, cioè rende possibile al consumatore di acquisire una nuova linea di consumo. Segue in questa serie, poi appena dopo Rubista, abbiamo nuove varietà in questo senso da ricordare, come Fuego, che è più o meno contemporaneo, una varietà spagnola che stiamo guardando in questi ultimi anni, anche questa molto sovraccolorata. Poi abbiamo Cyrano, che è un'altra varietà di questo tipo che matura circa 7-8 5-6 giorni dopo Fuego e Rubista. Poi abbiamo altre varietà tipo Cheyenne, Cyrano, che
diciamo, si raccolgono a distanza più o meno di 5-6 giorni. Per cui vedete, noi cominciamo a offrire un calendario di frutto completamente rosso a partire da fine maggio, dipende poi dagli areali produttivi, anche in mostra possiamo vedere proprio campioni di provenienza territoriale diversa che hanno 2, 3, 4, 5 giorni di variazione in termini di maturazione, perché proprio l'areale consente anche questo, cioè spostarsi verso la Calabria significa avere più precocità rispetto ai nostri areali che sono soprattutto quelli relativi all'azienda Pantanello che si trova a Metaponto, sono degli areali diciamo più tardivi. Per cui abbiamo questa linea che noi stiamo diciamo molto interessante, che si può creare già un mercato con altre varietà che non sono in mostra ma sono, è possibile trovare sul mercato, che può coprire sicuramente un mese di mercato, e questo è un aspetto importante. Poi abbiamo altre varietà, arriviamo diciamo a metà giugno dove abbiamo altre varietà che possono essere anche queste interessanti, un'altra relativamente alla varietà resistente a sciarca, bisogna ricordare le varietà, alcune varietà tipo spagnole selezionate in Spagna dal Cebas, in mostra abbiamo Cebas 57 che ha questa caratteristica di avere questa resistenza a sciarca e ha la caratteristica anche di frutti tendenzialmente abbastanza sovraccolorati, probabilmente di buon sapore. La cosa da considerare in questo caso è un po' la tenuta dei frutti, perché dipende anche molte volte dai parentali utilizzati nei programmi di miglioramento genetico. Una varietà di provenienza spagnola, i parentali da cui proviene hanno questa caratteristica di frutti che bisogna, diciamo che hanno a filiera abbastanza corta, nel senso sono buoni a mangiare, sono anche ben sovraccolorati, resistenti a sciarca, anche autofertili, e conseguentemente però bisogna verificare questi aspetti legati alla tenuta. Abbiamo altre varietà sempre interessanti nella fase precocissima, tipo che stiamo valutando e che stanno dando dei primi risultati importanti, come Nestor, che è una varietà precoce, più o meno epoca fine maggio, diciamo inizi di giugno, più fine maggio. Poi abbiamo quelle storiche, che abbiamo, non storiche, diciamo quelle che abbiamo inserite da più anni, tipo Big Red, che è una varietà anche questa resistente a sciarca, anche se autoincompatibile, una di quelle probabilmente del gruppo inserite, parliamo di 10 anni fa, anche più, che produce più o meno costantemente tutti gli anni e che, come dicevo prima, probabilmente sovraccolorata, probabilmente di pezzatura non eccezionale, però importante ai fini proprio di una fase di mercato che va intorno ai primi di giugno. Passi a finita, arrivate a metà giugno, che è la fase diciamo dove troviamo qualcosa del germoplasma storico nostro, parliamo principalmente di San Castrese, che è stata sempre e comunque anche nei progetti di liste varietarie a cui noi abbiamo partecipato in questi anni, che purtroppo non sono più diciamo operative a livello nazionale, se non in alcuni casi come il nostro in Piemonte e in Emilia Romagna al CRPV, come dicevo prima. Questa è stata riferimento come epoca di maturazione, parliamo di 15 giugno al sud, e germoplasma campano, e non viene più impiantata, è una varietà storica come dicevo, di quelle campane che sono rimaste e che danno dei risultati, comunque si difendono, ricordiamo Portici e Pellecchiella, molto importanti soprattutto non tanto per i caratteri dei frutti esterni ma soprattutto per il sapore e anche per la possibilità di selezionarli e utilizzarli per la trasformazione agroindustriale. Detto ciò, abbiamo più o meno dato una serie di indicazioni che riguardano la maggior parte delle varietà qui in mostra. Certamente qualcosa, qualche approfondimento che manca oppure qualche maggiore informazione, noi siamo qui a disposizione per cercare di dare quante più informazioni possibili ai fini di evitare di cercare di calibrare la scelta colturale per l'ambiente di coltivazione. Quando dicevo che qui è diciamo una mostra interregionale, significa che noi cerchiamo di osservare il comportamento non solo ai nostri campi di adattamento varietali ma anche nei campi di coltivazione di altri areali produttivi, come queste vanno
in produzione e come queste si comportano. E questo è un aspetto importante che ci consente di completare il giudizio sulle varietà. Ed è un aspetto molto importante. Cosa voglio dire con questo? Che la valutazione che si fa non è una valutazione legata solo all'ambiente del Metapontino, ma è una valutazione legata, come dicevo, a un territorio e anche a ambiti produttivi che ci consentono di dare un giudizio più completo e anche capire anche come sviluppare queste varietà in termini di gestione della pianta e anche per quanto riguarda gli aspetti legati alla raccolta. Sempre nella mostra, come dicevo, abbiamo la presenza di altre specie, il pesco principalmente, con diverse tipologie di frutto. La cosa importante, volevo soffermarmi prima sugli aspetti che riguardano il percoco. Il percoco è una specie che noi l'abbiamo sempre, la considera, noi la chiamiamo percoco, ma al nord la chiamo pesca d'industria, è una pesca selezionata per l'industria che ha un uso per il consumo fresco tipicamente mediterraneo. Cosa significa? Significa che i paesi mediterranei, parliamo di Spagna, Grecia, lo stesso sud, noi, diciamo l'Italia meridionale, ha un uso per il consumo fresco. Cosa significa questo? Significa che stiamo sviluppando, anche nell'anno sviluppato, nella fase precoce di maturazione, parliamo di fine maggio, metà giugno, ma anche a seguire, molte varietà, soprattutto in Spagna principalmente, ma anche qualche varietà proveniente dagli Stati Uniti d'America, che è tipica delle varietà, che ha le caratteristiche pomologiche, caratteri pomologiche tipiche del percoco. Qui in mostra abbiamo alcune varietà, tra cui ricordiamo Bali, Smuti, Vico. Poi partiamo con le stoiche nostre, che sono, diciamo, appannaggio nella prima decade di giugno. Poi abbiamo le varietà nostre nel senso storicamente diffuse nei nostri territori, che partono da Ionia e poi a seguire Egea, ma dai primi di luglio si parte con varietà ancora utilizzate diciamo, nei nuovi impianti che si effettuano per questa tipologia di frutti, che sono Romea, e poi a seguire le Baby Gold e così via. Per cui questa parentesi di frutti e percoco del periodo precoce apre la possibilità ai nostri produttori di produrre e commercializzare in questa fase. Questa fase, come dicevo prima precocissima, legata sempre al consumo fresco. Un altro aspetto della mostra che comincia a essere intravedersi sono le pesche piatte, le platicarpe. Qui ne abbiamo alcuni esempi, abbiamo le italiane UFO, abbiamo alcuni prodotti tipicamente, qui abbiamo pesche a polpa bianca, cioè platicarpe a polpa bianca, e abbiamo anche una nettarina, la platinette, a polpa gialla. Bisogna dire che qui in mostra ce ne sono alcuni esempi, capite benissimo, però ormai a livello internazionale e alcune paesi, a noi concorrenti, in primis la Spagna, ha creato un mercato che parte da metà maggio, 20 maggio, e arriva fino a settembre di prodotti legati a platicarpa, a pesche piatte, le vecchie tabacchiere per intenderci, e che, come dicevo, per le diverse tipologie di pesche a polpa bianca, a polpa gialla e anche nettarine a polpa bianca e a polpa gialla riescono a coprire un calendario di maturazione importante. Le pezzature sono diverse, la caratteristica principale di questa tipologia è la dolcezza, elevato grado Brix. Uno dei difetti per cui noi, che noi diciamo che possono avere è la spaccatura del frutto a livello distale, per cui questo determina, proprio anche legato al fatto dell'alta zuccherosità, la maggiore sensibilità a essere soggetta a marciumi. Poi abbiamo le pesche. Pesche, bisogna dire che è un gruppo di specie non molto più considerato negli standard produttivi. Lo dicevo quando parlavo dei campioni in mostra, proprio questo sta a risultare che c'è un interesse marginale. Anche qui si è cercato di a ottemperare alcune esigenze di tipo ambientale, legate soprattutto al fabbisogno in freddo. Sono state introdotte alcune varietà a basso o ridotto fabbisogno in freddo, nello specifico la serie Plagold è una di queste, la Sagittaria è una varietà italiana, figlia di Royal Glory, che abbiamo anche qui in mostra, dove la caratteristica importante di queste varietà e questo esteso sovraccolore. Ormai le pesche tradizionali nostre, mezze gialle e mezze rosse, ormai non le troviamo più, ma abbiamo queste pesche sovraccolorate, completamente sovraccolorate, tipicamente a polpa gialla, e con un calendario che nel precoce, abbiamo detto alcune varietà, qui in mostra non
abbiamo altre, però ci sono altre varietà per cui è possibile utilizzare. Stiamo introducendo le nuove varietà ridotta a fabbisogno in freddo dalla Spagna, tipo Astoria è una di queste, per cercare di andare a coprire appunto queste fasi di mercato. Infine le nettarine, anche qui abbiamo avuto un mercato abbastanza ristretto. Si parte da noi con Flariba, che è una varietà sempre spagnola a basso fabbisogno in freddo, produce più o meno costantemente tutti gli anni una nettarina a polpa gialla. Bisogna ben diradarla perché ha problemi di pezzature, però parliamo sempre di una varietà che noi raccogliamo a fine maggio, dipende poi dagli areali, nella terza decada di maggio, 20-30 maggio. Poi abbiamo le nuove varietà, la storica Big Bang Maillara, che è una varietà ormai consolidata. Queste sono tutte varietà la Big Bang è una varietà subacida, segue Garofa e per arrivare poi a Big Top, che in questo periodo che noi raccogliamo. Poi altre varietà che stiamo introducendo e che possono aprire una parentesi, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti di coltivazione in campo, sono principalmente polpa bianca, tra cui primeggia Romagna Red, che è una varietà italiana e che si comporta anche abbastanza bene nel nostro territorio.